Ciao a tutti picciotti, bentornati in un nuovo video. Oggi vi faccio vedere, vi faccio sbirciare tra i miei regali di compleanno. Ho fatto il compleanno il 9 dicembre, quindi è passato un po' di tempo, ma il mio autoregalo non arrivava. Ho ricevuto regali veramente dai miei amici più cari e da una di voi. Nonostante io vi avessi detto, ragazzi, se venite al mio compleanno a me fa un piacere atroce, ma non azzardatevi a venire col regalo. Giorgia mi ha regalato una tazza. Stupenda, tra l'altro, perché è tutta bianca con scritto Sagittario in oro e poi c'è la freccetta, una stellina, il manico è anche oro, è bellissima veramente, infatti l'ho già utilizzata un sacco di volte. E poi qua sotto c'è scritto curioso e viaggiatore. Quando me l'ha data mi ha detto avrei scritto tantissimi altri aggettivi sotto per descriverti. Troppo duci, veramente. Giorgia, grazie ancora. È stupenda! In effetti non è stata l'unica tazza che ho ricevuto, perché mia madre mi ha regalato questa. Forse non la vedete, ma c'è scritto sono il tuo follower preferito e ti seguirò all'infinito. Grazie mamma. In realtà mia mamma mi ha comprato un vestito che ora vi faccio vedere e siamo, diciamo, in procinto di acquistare un computer. All'inizio eravamo andati là per comprarlo e stavamo per cliccare ok, poi ho cambiato idea perché sono veramente indecisa tra il fisso e il portatile e continuo ad essere indecisa, quindi adesso ne parlerò con mio fratello, vediamo che cosa mi dice lui. Penso il fisso, ma non lo so. E quindi nel frattempo mi ha regalato questa tazza di Mr. Wonderful e il vestito che ho indossato alla mia festa, che è questo. È un vestito che, visto così, secondo me non dice niente. È molto largo e poi la stoffa è cucita in modo particolare, quindi fa tutte queste tipo balze che, se gonfiate con le mani, quindi tirate, fanno diventare il vestito gigante e quindi le gambe molto magre. E mi piace tantissimo. L'abbiamo preso in un negozio che si chiama V&U qua a Palermo, che è in una traversa di via Ruggero VII. Il brand è Nuovo Borgo ed è made in Italy e questo negozietto ha delle cose deliziose, molto particolari, con dei prezzi, diciamo, medi, però molto ricercate. Le signore che ci lavorano sono veramente carine, un po' si sembra un po' etnico, però veramente, se siete di Palermo o se siete a Palermo e non sapete dove comprare i vestiti, ma vi serve un vestito particolare per fare qualcosa, V&U. Anche gli accessori sono molto carini e di questo vestito mi sono innamorata. La mia amica Maria, invece, che ha in comune con me una passione, che è quella del numero 9, perché io e Maria siamo nate entrambe il 9, solo che lei è nata il 9 marzo, e quando avevamo 9 anni eravamo troppo felici perché avevamo entrambe 9 anni. Eravamo nate io il 9 dicembre, lei il 9 marzo e ci togliamo 9 mesi precisi. E allora mi ha regalato una collanina deliziosa in argento col numero 9. Non so se lo leggete così o così. Comunque, mi piace un sacco. Ogni volta quando penso a Simi che sta per farmi un regalo, me lo immagino tipo che entra da Zara e inizia a mettersi le mani nei capelli, è confuso, prende una cosa, poi prende un'altra, le guarda, inizia a farsi paranoie sulla taglia e quindi mi fa troppo ridere. E poi mi dice, io non lo so se ti entra, ho preso una S, giusto? Oppure ho preso un XS, giusto? Quest'anno mi ha regalato due maglioncini super carini. Il primo maglioncino è questo, con questi bottoni oro, ed era anche il suo preferito, solo che mi disse, però vedi, sembra piccolo. E in realtà ha le costine del super elasticizzato ed è di questo color super armocromatico. E il secondo, che in realtà è il mio preferito, che ha sia in vita che nella manichetta questa parte un po' arricciata ed è di un color top un po' verdino, mi piace un sacco, bravo Tom. La mia amica Giorgia è arrivata super di corsa che sembrava che la stessero inseguendo, tutta in paranoia mi disse scusami, sono un'amica di merda, ti ho preso solo questo, però spero che apprezzerai il pensiero. Certo, mi ha preso da Pinky. Sappiate che io ancora non ho utilizzato niente perché volevo fare questo video. E queste clip per i capelli, che sono fatte così, tipo a beccuccio, più comode secondo me delle mollette, perché nelle mollette può succedere che i capelli si incastrino e se i capelli sono sottili come i miei succede sempre. Però secondo me sono proprio carine. Lei mi disse, secondo me con i capelli cortini sono deliziose. E in effetti sì, sono proprio belline, mi sa che me le porto a Roma. Gian Idri invece mi ha fatto il regalo da signora, perché è venuta a pranzo come le signore. Mi ha portato questa piantina deliziosa. Tra l'altro, quando ero andata a comprare le luci per l'albero di Natale, avevo visto che alla Rinascente hanno fatto tutto uno stand con queste piantine che sono così, cioè non hanno le radici, sono molto strane e in teoria potrei anche riuscire a non farle morire.
secondo me sì. E poi questa pianta ha questa base che è di legno e poi con una corda, diciamo. E ho visto che nelle istruzioni c'è scritto che questa pianta va sciacquata ogni 15 giorni. Ieri Gianibri è tornata a casa e le ho detto: hai visto, è ancora viva, però secondo me ancora per poco. Mio fratello una così l'ha fatta morire, quindi incrociamo le dita, è troppo dolce. E adesso passiamo al regalo di Emanuela e Valeria, che mi hanno fatto un simpaticissimo bigliettino regalo. Allora, dovete sapere che io amo tantissimo i biglietti regalo, me li fa ogni anno Virginia, mio nonno me li ha sempre fatti ogni anno, quindi mia madre ne ha fatto uno quest'anno al posto suo, solo che mio nonno, diciamo, me li scriveva in latino, era tutta un'altra storia. Ma io proprio lo adoro, li conservo per anni, secondo me è un pensiero tenerissimo. Insomma, Valeria ed Emanuela. Praticamente in questo biglietto, che comincia con "Ciao signora", mi dicono: ci troveremo a Punta Raisi, che è l'aeroporto di Palermo. Mi serve una valigia di massimo 10 kg, quindi un bagaglio a mano. Una macchina fotografica semi vuota. Mood vacanza, sta senza pensieri. Tieniti libera le prime settimane di marzo. Non so dove andiamo. E poi, siccome a Valeria questo regalo non bastava, l'avete già visto, mi ha regalato anche questo maglioncino della Ferragni, che è delizioso, morbidissimo ed è di lana mohair. L'unica cosa è che ovviamente, essendo di mohair ed essendo bianco, lascia tutti i pelocchi, per cui devo stare attenta un po' a come mi vesto, tipo col jeans va benissimo, pantalone nero no. Per fortuna io non uso pantaloni neri, quindi il problema non si pone. E ho letto che mantenendolo in freezer, in teoria tipo tutti quelli in superficie cadono. Comunque è stupendo, cioè è veramente bellissimo, proprio carino. E adesso gli ultimi due regali, anzi in realtà mio fratello mi ha regalato un buono da spendere sul sito di Sephora e io sono fortemente indecisa, perché da un lato vorrei comprare la piastra GHD, però poi penso: ma con i capelli così cortini a che mi serve la piastra? Quando voglio fare i boccoli uso il ferro, è più comodo. Però comunque sta piastra GHD. Dall'altra parte penso: potrei comprarmi una di quelle creme super costose che non potrei permettermi mai nella vita, tipo di La Mer, così. Allora stavo puntando una crema contorno occhi che comunque non è disponibile in questo momento, non c'è da nessuna parte, neanche negli store, neanche a Roma, da nessuna parte, e sono un po' indecisa, quindi fatemi sapere secondo voi che cosa potrei comprare da Sephora. Mi ha fatto un buono di 200 euro. Adesso vi faccio vedere che cosa mi ha regalato Virginia. Niente raghi, io questo tostapane lo amo, l'ho sempre desiderato e Virginia me l'ha comprato, è bellissimo. Vi dico soltanto che ancora non l'ho utilizzato perché dovevo fare questo video, ma soprattutto perché ho paura di usarlo. È meraviglioso. Però lo sapete qual è la cosa molto strana? Che queste cose vengono vendute a parte. Allora, io mi sono letta le istruzioni, se devo essere sincera, perché non vorrei romperlo. E c'è scritto che il toast si fa con queste pinze, ma se dovete brustolire il pane potete brustolirlo direttamente dentro, perché in effetti dentro ci sono tipo delle griglie. E poi in basso, è difficile perché è un poco pesante, c'è una cosa che vi raccoglie tipo tutte le bricioline, poi voi ogni volta la lavate. E adesso, non per dedicargli troppa attenzione, però vorrei dedicare tantissima attenzione al mio autoregalo di compleanno e penso di essere legittimata a fare ta-ta-ra-ta-ra! Una scatola di Dior, perché ho fatto questa follia e mi sono regalata una bella borsa. Io emozionatissima, perché mi è arrivata oggi. Tra l'altro ho fatto un casino perché non era disponibile da nessuna parte. Se siete curiosi di questa storia ve la racconto, anche perché voglio farvela vedere anche in un altro video, voglio farvela vedere sempre, è bellissima. Ed è lei, la sella di Dior o Saddle. È in pelle nera liscia ed è stata una tragedia riuscire a trovarla liscia, perché praticamente non è, cioè era sempre sold out, c'era soltanto in pelle granulata, ma io ho un problema con la pelle granulata e con la pelle saffiano, mi fa venire i brividi. Per me deve essere liscia, insomma, ce l'abbiamo fatta, non ci posso credere. Allora, è molto particolare, ha una forma molto particolare, lo so che può non piacere, ed è questa la cosa che mi piace fondamentalmente, perché sapete che io ho questo problema sin da quando ero piccola, che se una cosa piaceva a tutti, allora io non potevo averla. Se piaceva a pochi, per esempio questa è una borsa che va di gran moda in questo momento, però a Palermo non ce l'ha nessuno e quindi non è molto inflazionata,
e non è che mi piace per questo, però questo è uno dei punti a suo favore. A me faceva impazzire, cioè io proprio la sognavo la notte. Sono riuscita a comprarmela, penso che me lo ricorderò per sempre, che è stato il mio autoregalo dei 25 anni e sono tanto contenta! E niente, picciotti, io spero che questo video vi sia piaciuto e lasciatemi un pollice in su se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi mando tantissimi baci e noi ci vediamo presto. XOXO, la retro!